dona i superpoteri, cambio il banner e ci metto un bel GoFundMe. La spilla che dona i superpoteri e che fa diventare le persone dei guardiani della natura. Il mio libro, che è attualmente in crowdfunding con la casa editrice Bookabook, parla di supereroi, parla di ambiente, parla di natura e vuole essere un romanzo un po' particolare, un po' perché in Italia non si è scritto nulla del genere. In realtà ci sono dei libri che in questo momento mi sfugge l'autore, se no direi con piacere, che ha scritto la storia di un supereroe che si è ritirato a vita privata e ha aperto una fumetteria, mi pare, a Bologna. E poi succedono delle cose ed è una serie di libri, credo siano tre storie che sono uscite un decennio fa. Ma a parte quello, non ci sono altre storie che parlano di supereroi. Più nel dettaglio, storie come quella che ho scritto io, che è proprio, per intenderci, una storia stile la nascita di Capitan America, ovvero una persona priva di dote e di poteri improvvisamente scopre una realtà dove può acquisire delle dote e dei poteri, e ovviamente, essendo il mio libro ispirato al mondo dei fumetti, questi poteri gli dà un feticcio, feticcio significa un oggetto che dona potere, e nel mio caso è questa spilla che può sembrare la classica spilla da mettere in petto, per l'appunto, che in realtà permette una trasformazione, e questa è una cosa un po' stile manga, l'abbiamo visto sicuramente in tanti cartoni animati degli anni 80, sia dal punto di vista maschile o femminile, penso ad Harry Ken Polimar che aveva il casco, oppure a Creamy che aveva la bacchetta, Sailor Moon, credo che ce ne siano decine, se non centinaia, lo stesso Goldrake che si trasformava incrociando i pugni, toccando i pugni, insomma è quello che fa parte un po' del mondo giapponese, che mi faceva comunque piacere inserire all'interno del mio racconto, ovvero la possibilità di un supereroe avere dei poteri prêt-à-porter, di potersi trasformare e di non essere sempre il supereroe, e quindi poter inserire anche quelle che sono le tematiche della reale vita segreta, perché poi effettivamente i supereroi americani o comunque Marvel principalmente è difficile che abbiano una doppia vita, cioè sì, c'hanno Superman, Batman, Superman che si nasconde grazie a un paio di occhiali, Batman ovviamente grazie a una maschera, però se guardiamo gli eroi Marvel è un po' diversa, addirittura abbiamo un Iron Man che lo va a dichiarare al mondo intero, e comunque diciamo è difficile, ci sono anche lì che si affronti il discorso di vita privata, vita segreta, vita da supereroe mascherato, ecco, che è più presente nella DC, che è molto presente nei manga, e comunque volevo far una, diciamo, un tributo anche ai manga, e quindi mi è piaciuta l'idea di mettere un supereroe che avesse una spilla che dona superpoteri e ovviamente da grandi responsabilità grossi problemi, e più che altro grandi poteri, grandi responsabilità, no, grosse responsabilità, grossi poteri, grandi problemi, e questo ragazzo si troverà invischiato in... ci sono 10 persone, io ringrazio queste 10 persone che sono qui con me, paradossalmente nell'arco di 12 minuti abbiamo raggiunto il top delle presenze in diretta, allora comunico alle persone che si sono inserite che purtroppo l'ospite di oggi all'ultimo secondo ha avuto un problema e non è potuto essere con noi, che la puntata sopra, che la puntata che parla di horror, che parla di horror nei manga, nei Marvel, scusate, nella DC, sarà da spostarsi, uno già è scappato, siamo diventati 9, e io quindi stavo comunque facendo due chiacchiere con chi volesse anche entrare in diretta, che ha qualcosa da dire nel mondo dei Marvel o dei manga o comunque nel mondo horror, se vogliamo farci due chiacchiere, se avete qualcosa da dire, se avete scritto un libro, se avete comunque delle argomentazioni da portare avanti, possiamo farci una chiacchierata in attesa di poter rifare questa puntata con l'ospite. Intanto stavo approfittando per fare due chiacchiere e parlare del mio libro, di parlare del mio libro che è un urban fantasy che parla di supereroi. Attualmente è in crowdfunding, se riesco ad arrivare a 200 persone che supportano il mio libro, quindi lo preacquistano,
la casa editrice Bookabook lo farà diventare un libro che andrà in libreria. E ovviamente ho bisogno dell'aiuto di tutti, amici e parenti e conoscenti sono stati tutti ampiamente disturbati, e a parte qualcuno che ancora lo disturberò nella speranza che mi dia il suo supporto, ovviamente mi serve tantissimo l'aiuto delle persone che posso incontrare in rete, che in qualche modo possono aiutarmi o con l'acquisto del libro andando al link che vedete qui in sovraimpressione, lo vedete con il passo, oppure possono anche semplicemente condividere il link e dire guardate c'è questo libro, vedete se è un piacere. Stavo parlando del supereroe che ha questa spilla di cui vedete qui un esempio, questa spilla è un feticcio che dona dei superpoteri, mostro la domanda di Lidia, ci piace la diretta in solitaria, le domande le facciamo noi. Lidia, certo che potete fare delle domande, io a questo punto svelo un arcano, Lidia è mia sorella e quindi ciao Lidia, e farò una diretta ancora di una decina di minuti, chi vuole partecipare può tranquillamente partecipare, in futuro spero in futuro di poter fare più di dirette di questo tipo, però che io mi metto in diretta e ci siano un po' di persone che vogliano parlare del tema del giorno. Magari un giorno farò una puntata su gli oleandri, sui baobab, gli alberi baobab, e magari avrò delle cose da dire, sarà carino se il pubblico possa essere più numeroso, ovviamente i follower dovranno essere molto di più di quelli che attualmente, e semplicemente si fa una chiacchierata, come ci sono alcuni canali che fanno le dirette in maniera estemporanea, principalmente su YouTube, devo dire la verità, dove ci sta la persona che porta avanti il canale e dice oggi parlo dell'audio, l'audio durante le dirette, e ognuno poi interviene, ci sono le persone che dicono la loro, io uso questo, io uso quello, e magari in futuro si potrà fare anche così. Potresti condividere l'esperienza di Cassino Fantastica? Certo Lidia, allora io sono stato a Cassino Fantastico, ci sono stato lo scorso weekend e il prossimo weekend sarò a una festa da Fantasticando Live che si tiene a Ostia. Questi due eventi, uno appena finito e uno a brevissimo, praticamente tra tre giorni, li farò per poter promuovere il libro di cui sempre vi chiedo una mano con la Fantastico. Casino Fantastico è stata la mia primissima esperienza dietro a un banchetto per promuovermi. Non è stata la mia primissima esperienza perché io sono un volontario ambientale praticamente da quando sono piccolo. Il mio primo banchetto credo fosse a 16 anni con il WWF per promuovere, all'epoca c'era tipo la giornata delle azalee che si fa ancora oggi o quella delle uova che fanno alcune associazioni, all'epoca il WWF portava avanti una giornata, credo nel giorno del mondiale dell'ambiente, non mi ricordo esattamente quando, comunque praticamente faceva questa giornata dove donava in cambio di una donazione minima di 25.000 lire, parliamo del Pleistocene, ti donavano un piccolo albero di Ficus Benjamin. Io all'epoca avevo 16 anni e frequentavo il WWF anche da 2-3 anni prima, facevo parte del gruppo giovani. Da lì poi, da quei 16 anni, ho fatto tanti altri banchetti, tante altre attività, ho fatto parte, faccio ancora parte, anche se marginalmente, di Sea Shepherd, e per anni ovviamente ho fatto banchetti di promozione ambientale, che capirete, andare a fare un banchetto ancor prima dei Friday for Future, di Greta Thunberg, di tutto il movimento ambientale che c'è stato negli ultimi anni, equivaleva tipo a farsi tirare dietro i sassi, la gente proprio scappava, nemmeno fossi lì a chiedergli il sangue o peggio ancora 100 euro per andarti a drogare. Quindi insomma è stato sicuramente per me una novità Cassino Fantastica, perché per la prima volta ero lì a propormi vendendo aria fritta. Perché? Perché mi vendevo aria fritta? Perché il mio libro ancora non esiste, ne potete vedere una copia qui. Questa copia qui del libro è esattamente ciò che esiste, ovvero una copia che andrà editata, stampata gentilmente da mia sorella, andrà editata e poi diventerà libro per Natale. Diciamo nel mese di dicembre dovrebbe uscire la pubblicazione, sempre se non ci sono ritardi vari. E quindi praticamente Cassino Fantastico è stata un'esperienza bellissima, dove però da vedere il posto sono amico,
Casino Fantastica è stata un'esperienza bellissima, dove ovviamente non mi aspettavo granché, a parte conoscere persone interessanti, e ne ho conosciute diverse. Non mi aspettavo granché, perché già so che è davvero difficile mettersi seduto a un banchetto e riuscire a piazzare quello che possiamo considerare un prodotto finito, cioè che sia un libro, un disegno, una cartolina. Andare lì a dire: ciao, mi dai una mano? Perché se tu mi dai una mano, poi dopo, tra X mesi, saranno. Guardate, sto rispondendo in maniera estemporanea a Stefana Diaco. Stefana, io rimetto subito la tua. Anzi, no, scusami. Questa è la domanda di Stefana: perché le persone amano l'horror? E io ho risposto: boh. La verità, Stefana, è che molte persone amano farsi spaventare. Io questa cosa l'ho un po' studiata, ma studiata come? Sono andato a guardare qualche ricerca in internet, non ho fatto niente di più. In realtà a me l'horror spaventa, effettivamente se io guardo un film di horror fatto davvero bene, io la notte non dormo, quindi evito come la peste l'horror, perché io già non dormo di mio, perché solitamente ho problemi, di qualche acciacco fisico, ho problemi di insonnia, ho problemi di iperattività, quindi già di mio la sera vado a dormire verso mezzanotte, la mezza, e finisce che mi addormento alle 2. Se ci metto magari pure l'adrenalina di un film horror, è finita, non dormo. Quindi io evito l'horror e lo evito solo per questo motivo. E detto ciò, c'è gente invece che si diverte, che non è suscettibile, come dire, io sono quel tipo di persona che dice: non è vero, ma ci credo. Io invece non dico non è vero, ma ci credo. Io penso che qualcosa possa essere vero, quindi non solo ci credo, ma mi spavento pure. Quindi diciamo tutto ciò che riguarda fantasmi, visioni. Ecco, per esempio, io sono da solo in ufficio, già solo parlarne e sapere che dietro quella porta è tutto buio perché l'ufficio è tutto spento, dai, un po' mi inquieta parlare di questi argomenti. Quindi diciamo, figuratevi se vi vado a vedere un film horror. Ecco perché a me questa cosa dà un po' fastidio e la evito, perché ci manca già la vita è abbastanza complicata e ti mette davanti molti problemi. Figurarsi se io addirittura me la vado a complicare ulteriormente, mi vado a guardare un film horror e quindi mi vado a impaurire di più da solo. Sono contento che c'è gente che adori questo genere. Io sinceramente cerco di evitare, ma solo perché sono suggestionabile. Detto ciò, tornando al discorso di Cassino Fantastica, Cassino Fantastica è stata una bellissima esperienza nella quale mia sorella mi ha accompagnato e mi ha fatto davvero piacere, ed è stata un'esperienza per me stancante da un punto di vista fisico, ma soprattutto di stress, perché ovviamente questi 2 giorni era un modo per raccimolare contatti interessati a poter acquistare il libro, cosa che fortunatamente è successa, perché il crowdfunding è qualcosa di difficile da portare avanti. Ovvero, in realtà, se uno già ha quella che viene considerata una fan base ampia, una fan base radicata, per parlare in termine tecnico, dove per fan base radicata significa io parlo sempre di ambiente, ho 10.000, facciamo, follower, perché io faccio un canale di ambiente, e improvvisamente mi sveglio una mattina e dico: signori cari, ho scritto un libro, è un fantasy, parla di supereroi, ma sono supereroi che lottano nel campo dell'ambiente. Ho ovviamente un bacino di persone che già mi seguono, e quindi già c'ho circa 10.000, che poi magari non sono 10.000 perché poi i dati vanno sempre un po' ricalcolati, però diciamo che io ho 3.000 su quei 10.000 che sono fortemente interessati all'ambiente e mi seguono. Beh, io già ho 3.000 persone alle quali dire: guardate, ho scritto questa cosa, potrebbe piacere a voi, potrebbe piacere ai vostri figli, potrebbe essere formativo. Ovviamente io sono partito da zero al volo, ho avuto la comunicazione da bocca a bocca che erano interessati al mio libro. Io prima di dicembre non avevo mai fatto nulla sui social, perché mi reputo antisocial, e se sono qui in questo momento è semplicemente perché so che devo diventare più social, perché anche dopo il libro verrà pubblicato e poi alla fine dovrò promuoverlo, perché sì, ok, da aspirante scrittore divento scrittore esordiente.
ma cambia pochissimo fondamentalmente, cioè sono un nessuno tra tantissimi nessuno, poi ci sono quelli che già stanno più avanti e sono qualcuno pur essendo piccoli autori, poi ci sono quelli più grandi, le major, le grosse case editrici, quindi io sto proprio alla fine della scala gerarchica e quindi è inevitabile che debba fare qualcosa se non di tutto per farmi notare. Ovviamente io non sono il tipo che si mette a fare i paletti su TikTok, per mia propria deformazione di serietà, sono una persona seria, non riesco a fare il cretino, non sono di quello che si potrebbe a fare i bucket, gli scherzi, l'acqua, il ghiaccio, tutte cose che attirano like e attenzione, purtroppo non sono fatto così, quindi cercherò di, nei prossimi mesi a essere meno serio. Allora, Paolo Bononi dice: come mai Film Horror non ha di picchi di visione d'estate? Non lo so, ma io credo principalmente che la gente si vada a vedere più film d'estate ai cinema all'aperto, nei parchi, e quindi ci sia un picco, ma io sinceramente non saprei dirmi. Puoi anche non prima. Ah, ok. Vincenzo ci dà conferma che uno può crederci o non crederci, però prima o poi per esperienza diretta lui dice ti devi ricredere, e quindi io sono contento della mia scelta di non guardare gli horror, perché comunque è vero e non ci credo, io è vero e quasi quasi ci credo, quindi lasciamo perdere. Stavo leggendo quest'altra cosa di Paolo Bonomo. Detto ciò, parlando ancora del libro, per concludere, perché la chiudo qui, era giusto per non lasciare la puntata vuota e per mettere qualcosa, il distintivo dei guardiani, e questa puntata finirà tra quelle di YouTube promozionali del distintivo alla fine. Il distintivo dei guardiani è un libro che parla di ambiente, che parla di amicizia, che parla di crescita, che parla di buoni propositi e buoni intenti, che parla di famiglia, che parla inevitabilmente di supereroi molto strani, perché è difficile. Io quando ho iniziato a scrivere il libro ho avuto il primo grosso blocco, non del blocco dello scrittore, io quelle non le ho mai avute, ho avuto il grosso blocco di dire i supereroi fondamentalmente combattono super cattivi, ma in questo caso ho dei supereroi che combattono contro, diciamo, l'inquinamento, quindi dovrebbero essere le persone che inquinano, e ho avuto grossi problemi a trovare il modo per far quadrare questo aspetto, che credo di esserci riuscito, poi starà a voi vedere se ci sono riuscito oppure no. Detto ciò, probabilmente metterò qualche aspetto horror, in realtà c'è dell'horror grazie Stefania, ti ringrazio. In realtà nel mio libro c'è qualche elemento horror, perché l'horror in maniera pressante non mi piace, però degli elementi di suspense e di horror nel libro ci devono essere. In effetti il protagonista, svelo questa cosa che non lo so, forse sto svelando troppo, però lo dico pure il finale, però diciamo il protagonista ha dei sogni, nel mondo dell'esoterico vengono chiamati sogni lucidi. Questi sogni hanno un motivo, non vi dico quale è questo motivo, però ha l'attinenza con l'esoterismo, con i superpoteri e anche con l'horror c'è, perché effettivamente alla fine del quarto capitolo, che io ho inserito in alcuni messaggi, alcuni post che vedrete nei prossimi giorni sui miei social, c'è una parte finale che ha dei risvolti horror e ha dei motivi, ovviamente non posso dire altro, ha dei motivi che secondo me sono fighissimi, perché collegano da qui a X anni nel futuro con altre idee che ho da sviluppare, e sarebbe molto bello che da qui a 10 anni si potesse dire dal primo libro al decimo era tutto quanto pensato in maniera congrua e interconnessa. Non so se ci riuscirò, il primo passo è arrivare a 200 libri, quindi arriviamo a questi 200 libri, poi vediamo se riusciamo a questi 200 follower che possono far rendere reale questo libro, e poi magari tra 10 libri, tra 8 libri, tra 10 anni più o meno, si potrà dire ok, allora adesso ha tutto un senso fin dall'inizio.
Andrea Selo, ciao Andrea Selo, ho visto Lidia che ha fatto ciao Andrea Selo, Andrea, ciao, ciao Andrea. Tra parentesi, voglio fare pubblicità per Andrea, no, non la faccio pubblicità. Comunque andate sulla pagina di Andrea Selo che fa dei gioielli bellissimi, e prima o poi lo farà anche a me, un bel anello. Ragazzi, io vi voglio ringraziare di essere stati qui, amici, parenti, e Andrea Selo e qualcun altro che è passato. Spero di non essere stato noioso, spero che questo libro diventi realtà, ma soprattutto quello che io mi auguro è che possa essere davvero, al di là di una bella storia da leggere, possa essere davvero di ispirazione per dei giovani o per altre persone anche meno giovani, perché una parte del libro, che è esattamente la mia vita giovanile più che altro, io credo fondamentalmente una cosa che dice lo zio Claudio a Francesco durante una chiacchierata, io credo fermamente in questa cosa, cioè che alla fine a fare le differenze sono i piccoli gesti delle singole persone. È una tematica di cui ho accennato con Monica Zillo parlando di cucina vegana e di alimentazione vegana. Se avrò modo di parlare di tematica ambientale in futuro con altre persone, vi porterò questo argomento, ovvero Andrea, io ti metto in grande, ti ringrazio. Questa cosa che volevo dire e che credo fortemente, spero che questo messaggio possa arrivare attraverso il libro, è che i piccoli gesti di tantissime persone cambiano il mondo. Se tutti quanti noi fossimo vegani, 70 milioni di italiani, e non sono pochi, anche se rispetto magari a 7 miliardi può sembrare un nulla, ma se 70 milioni di italiani un giorno alla settimana fossero vegani, e se un giorno alla settimana scegliessero di fare un giorno al mese, anzi, volontariato presso qualsiasi altra associazione, immaginate 70 milioni di persone cosa possono fare dedicando un giorno al mese della loro vita per un'associazione di volontariato, che fosse ambientale, che fosse per gli animali, per la natura, per gli anziani, per i bambini. Quindi io credo fortemente in questa cosa, cioè che tutti quanti noi, se facessimo pochissimo, ma tutti insieme, potremmo cambiare il mondo. Dopo questa bella frase, per la quale voglio essere proposto al premio Nobel, ringrazio Andrea, ringrazio amici e parenti che sono stati con me, ringrazio quelli che guarderanno il video dopo, perché ho notato che c'è tanta gente che li guarda in differita i miei video, riguardo andando su video Facebook, vedendo un po' i dati, effettivamente iniziano a essere visti da 200-300-400 persone, quindi ringrazio chiunque guarderà questi video, anche se non fa partecipa nelle dirette o non commenta, probabilmente sono sempre le persone che fanno parte del mio giro di contatti tramite Facebook. Spero vivamente che il mio messaggio di fare qualcosa di buono tutti quanti un pochino, almeno una volta ogni tanto, possa arrivare lontano. Vi ringrazio e vi auguro buona serata. Ah, ripeto, la puntata sull'horror la rifarò, non so quando, ma più o meno credo dopo l'estate.